Ciao ragazzi, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Selene. Oggi vi mostrerò qualche piccolo trucchetto su come apparire al meglio davanti alla videocamera quando abbiamo ad esempio a che fare con una videochiamata con gli amici oppure una videochiamata di lavoro oppure dobbiamo seguire le lezioni online dell'università o peggio ancora, o meglio, anzi dipende dai punti di vista, dare gli esami all'università. Molti si chiedono, ma come possiamo truccarci per risultare meglio appunto in queste situazioni? Allora, i segreti sono pochi e semplicissimi. Allora, la prima cosa da fare è tenere il telefono più o meno a una distanza di 1 metro da noi e tenerlo all'altezza dei nostri occhi più o meno. Uno dei segreti è questo. Se non avete luci artificiali a disposizione, un'altra cosa che vi consiglio è di stare davanti a una finestra, in modo che almeno la luce naturale arrivi diretta. E questi sono i consigli tecnici, tra virgolette. Poi, per quanto riguarda il trucco invece, allora è importante concentrarsi su che cosa? Su due cose fondamentali: la base, perché comunque deve essere omogenea, e le labbra. Perché noi comunque, ad esempio, durante un esame parliamo, quindi è chiaro che le labbra risultano in primo piano. Mentre come sottofondo ci sono gli occhi, perché ad esempio se noi facessimo uno smokey eye nero super intenso dalla videocamera, cioè attraverso una videochiamata, potrebbe più sembrare insomma che ci abbiano preso a pugni, ok? Non si vedrebbero tutte le sfumature. E insomma, non si vedrebbe la bellezza del nostro trucco. Quindi i tre segreti principali sono questi: avere una base ben curata, concentrarsi sulle labbra e lasciare gli occhi più naturali possibili. Adesso io vi mostro come realizzare un trucco, diciamo, da appunto videochiamate, eccetera, eccetera, con alcune novità anche. Utilizzeremo la BB Cream di Puro Bio, questa è la nuova versione che hanno riformulato. Io non l'ho comprata nuova perché nel negozio dove mi rifornisco sempre, che si chiama Lolita, tra l'altro saluto tutte le ragazze di Lolita perché sono fantastiche, mi hanno dato dei campioncini di prova. Quindi prima di acquistare il formato grande preferisco utilizzare i campioncini per vedere anche come l'ha resa sul mio viso. Poi ho comprato un nuovo pennello della Neve Cosmetics. Questo non mi ricordo assolutamente che numero sia, comunque è questo qua con questo meraviglioso disegno ed è un duo fibre molto morbido che useremo per applicare la BB Cream e poi come novità useremo la palette in My Birthday Suite di Mulac. Dicevo, chi non ha visto il mio video precedente sulle palette, forse non sa che questa per me è la palette più universale che ho nella mia makeup collection e adesso vi mostro perché. Allora, è importante anche correggere le occhiaie, una cosa di cui mi sono dimenticata, perché le occhiaie fanno ombra, cioè creano un'ombra bruttissima sul nostro viso e noi dobbiamo evitare le ombre il più possibile. Quindi, adesso vi faccio vedere il tutorial e mano a mano vi continuo a rivelare qualche altro piccolo segreto. Rimanete collegati. Allora, come ho detto all'inizio, proviamo la nuova BB Cream Sublime di Puro Bio. Io chiaramente il campioncino spero mi basti per tutto il viso, ma insomma dovrebbe bastare. L'ho presa nella tonalità 02, eccola che esce, e la applico un po' sparsa su tutto il viso. Ero curiosissima di provarla, però non, insomma, non mi sono subito fidata a comprarla, come dire, nel formato grande. Preferisco sempre provare i campioncini, vedere un po' come durano durante la giornata e poi eventualmente acquistare insomma il prodotto. Adesso mi aiuto con il pennello duo fibre di Neve Cosmetics e vado piano piano a stenderla. Allora, un altro consiglio che vi do è quello di non utilizzare fondotinta troppo pesanti, perché comunque insomma potrebbe sembrare che avremo un cerone invece che un colorito sano e ben idratato. Ah, la skincare l'ho già applicata, ovviamente. Vado anche un po' nel collo per non far vedere il distacco. Allora, con questo pennello otterremo una coperenza ancora più leggera. Ma a noi in questo momento, cioè in questa occasione, non ci interessa avere una super coperenza. Ci interessa che il nostro viso sia ben uniformato e che abbia lo stesso colorito. Anche perché personalmente,
Sì, mi piace truccarmi per presentarmi agli esami, però insomma, penso sempre che durante un esame non sia il caso di sfoggiare un trucco da sera, ecco, mettiamola così. Quindi preferisco puntare sulla semplicità. Devo avere qualche cappello in faccia, aiuto. Allora, il prodotto, ecco, mi avvicino anche così vedete bene come risulta sul viso. Sembra si sia sfumato bene, chiaramente è una BB cream, quindi cioè non deve darci chissà quale coprenza. Scusate, continua a sfumarlo nel collo e un po' anche nelle orecchie. Ecco qua. Ok, la BB cream è sfumata. Adesso un'altra cosa da neutralizzare subito sono le occhiaie, perché come vedete questa zona delle occhiaie risulta più scura, quindi crea un'ombra nel nostro viso che è meglio cancellare per le videochiamate. Uso il correttore di Inglot, il numero 58, che a parte che è cremosissimo e sottilissimo, e poi ha una tonalità leggermente aranciata che va perfettamente a contrastare le mie occhiaie. Anche in questo caso con il correttore non vi consiglio di usare un correttore super 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 coprente perché potreste ottenere l'effetto opposto. Considerate che le persone non vi vedono dal vivo, ma vi vedono attraverso una videocamera. Quindi in questo caso poco è meglio. Anche perché dobbiamo sostenere un esame o seguire magari una call di lavoro, quindi c'è bisogno di truccarci come se stessimo andando in discoteca. Per quanto mi riguarda, poi ognuno è libero di truccarsi e conciarsi come meglio crede. Questo è semplicemente il mio punto di vista. Adesso ho fissato la base, ho messo il correttore soltanto sotto e ne prendo un altro. Scusatemi, eccomi qua, il mio solito fidato ormai da anni, Estée Lauder, e lo applico. Non ho preso la spugnetta, la prendo e lo stendo. Allora, con la spugnetta ho steso il correttore per uniformare la palpebra, perché chiaramente, a meno che non abbiate una pelle del tutto omogenea, anche la palpebra può presentare delle discromie che in questo caso è meglio annientare, sempre per eliminare il più possibile le ombre del nostro viso. Cosa faccio adesso? Chiaramente, per quanto mi piaccia questa luminosità naturale, vado un pochettino a incipriare, però come sempre uso una cipria leggera, che è sempre quella della Purobio. Questa qui, e ne metto poca, giusto per, come dire, settare la mia base, perché poi comunque andrò a mettere dei prodotti in crema, però ne metto proprio un velo anche sulla palpebra per poter sfumare meglio gli ombretti. Insisto magari un po' di più nella zona T. Parlo chiaramente per chi ha una pelle secca. Se avete... Oh, no, non ci credo, mi sono fatta il gavettone con la cipria, vabbè, tutto a posto. Allora, dicevo, chiaramente per chi ha una pelle grassa è il discorso un po' diverso, dovrà settare con una cipria un po' più resistente per evitare di lucidarsi, ma io ho la pelle secca, quindi ne metto giusto un velo e sono a posto. Ecco qua. Adesso passiamo agli occhi. La base è fatta, tutto a posto. E prendiamo la palette di Moolak in My Birthday Suite. Allora, mi piace moltissimo questa palette, non ve l'ho mai nascosto. Inizio da un colore di transizione leggero, anche perché ricordatevi, quando partecipiamo a una videochiamata, eccetera, eccetera, non è necessario essere super precise, anche perché molti dettagli non si vedono, cioè non appaiono nella videocamera, attraverso la videocamera, ad esempio di WhatsApp o di Teams o di Zoom, eccetera, eccetera. Quindi cosa faccio? Prendo il colore di transizione più chiaro che c'è. Poi chiaramente ognuno lo sceglie in base anche al proprio fototipo. Io ad esempio ho utilizzato Topless perché ho la pelle molto chiara. Chiaramente una persona molto più scura di me di carnagione potrebbe utilizzare tranquillamente Super Knot, che è questo ad esempio. Oppure potrebbe utilizzare quest'altro di cui non, di sicuro non riuscirò a pronunciare il nome, Underneath, che è questo. Poi quello chiaramente va in base al proprio colore di carnagione. Ecco,
Io cosa faccio? Do semplicemente un minimo di definizione al mio occhio, ma senza esagerare, perché ripeto, l'attenzione non si concentrerà sui nostri occhi, ma sulle nostre labbra. Quindi, ok, definisco leggermente l'occhio. Vedete che è quasi impercettibile la sfumatura, perché comunque ho utilizzato un colore molto simile alla mia pelle. Se poi volessi intensificare, potrei prendere Comfort Zone, che è questo, che è leggermente più scuro, ma poco poco, e andare leggermente ad intensificare la mia piega, ma soprattutto nella parte finale, in modo che magari il mio occhio sia un pochettino più allungato e riposato. Ricordate che più appesantite l'occhio col trucco, e probabilmente più sembrerete stanche. Invece, utilizzando colori, diciamo, chiari e più naturali possibili, il nostro sguardo sembrerà molto più riposato. Prendo un altro po' di Comfort Zone e faccio anche l'altro occhio. Mi concentro sempre sulla parte finale, ma giusto per dare un pochino di definizione all'occhio, niente di più. Ok. Per me questo è più che sufficiente per una videochiamata. Adesso prendo un colore luminoso da applicare su tutta la palpebra. Perché ricordate che la luce è la cosa che viene maggiormente catturata dalla videocamera. Quindi, in questo caso, sono indecisa tra Leica Virgin, che è questo, adesso ve lo swatcho così lo vediamo insieme, che è questo bellissimo dorato, oppure con Feel Free, che è un colore ancora più chiaro, adesso ve lo swatcho qua. Io mi sa che vado con Feel Free e lo applico su tutta. Wow, su tutta la mia palpebra mobile, questi colori sono bellissimi. Allora, vedete che, ecco, il mio occhio è subito più luminoso rispetto all'altro. Lo applico. Faccio la stessa cosa anche nell'altro occhio, semplicemente col dito, senza stare neanche a, ripeto, essere troppo precisi. Poi, volendo, riprendo il colore da sfumatura e sfumo un po' qua nei bordi il colore chiaro. Finito, questo è il trucco qui, occhi completato, non dovete aggiungere nient'altro. Adesso invece passiamo comunque al mascara, perché il mascara ci aiuta a definire l'occhio, altrimenti così l'occhio sembrerebbe piatto. Quindi recupero il mascara, anzi no, non lo recupero perché ce l'ho qua a portata di mano, uso il Black Bubble di Neve, mi trovo benissimo con questo mascara perché a parte che mi piace l'effetto che dà sulle ciglia, e poi è facilissimo da struccare, cosa non scontata per quanto riguarda i mascara, perché questo mi dà un bel effetto alle ciglia e riesco a struccarlo senza perdere le ciglia mentre mi strucco. E insomma, per me è un punto in più, insomma, questo mascara. Adesso lo applico off camera e poi vi faccio vedere il risultato. Allora, off camera ho messo il mascara. E ho anche fatto le sopracciglia. Come vi dicevo all'inizio, non è importante essere super precisi, perché tanto se noi passiamo anche un'ora a disegnare perfettamente tutti i peletti delle nostre sopracciglia, non si vedrà attraverso una videochiamata. Quindi vi consiglio di utilizzare o un gel trasparente per pettinarle, oppure un gel colorato, come ad esempio questo della Essence, semplicemente per pettinarle e tenerle in ordine, magari definirlo un pochino, niente di più. Adesso il focus principale, oltre alla carnagione, è anche il colorito, perché chiaramente se io apparissi così sarei troppo bianca e non si vedrebbero i contorni del mio viso. Quindi un'altra cosa importante è usare la terra e il blush. Adesso vi mostro subito. Dicevo, è importante utilizzare la terra e il blush perché sono l'unica cosa che darà tridimensionalità al nostro viso e anche un po' di colorito. In questo caso utilizzerò questa fantastica terra abbronzante della Corf. L'avevo presa in estate, guardate che spettacolo. È una terra luminosa, quindi a chi non piacciono le terre luminose, passi pure oltre. La prendo così, mischiando un po' tutti i colori e poi che faccio? Simulo la tecnica del sun's kiss, ovvero baciata dal sole. Io con l'inglese non sono fortissima, quindi ve lo dico in italiano, ragazze. Quindi cosa faccio? Semplicemente vado a evidenziare i punti del mio viso che naturalmente si arrosserebbero col sole, quindi il naso, questa parte alta degli zigomi,
Chiaramente la fronte, perché anche la nostra fronte è la prima cosa che si colora durante le prime esposizioni al sole, un pochino il mento e poi un pochino comunque vado a sfumare anche nel collo per non far vedere lo stacco netto. Ecco, guardate già così come è cambiato il mio viso, questi ciuffetti che odio, non riesco a tenerli fermi. Comunque guardate già come è più definito. Se volessi enfatizzare ancora di più questo effetto, cosa faccio? Questa terra è divisa in due parti, vado dalla parte più scura e ripasso semplicemente dove già sono andata prima. Ok, adesso possiamo giocarcela anche col blush, nel senso possiamo anche un pochettino abbondare, tanto comunque l'effetto che verrà fuori in videocamera sarà sempre meno di quello che è dal vivo. Cioè, se mai dal vivo ci vediamo troppo Heidi, in realtà attraverso la videochiamata sembreremo semplicemente arrossate. Se non credete a quello che vi dico, fate la prova col vostro cellulare semplicemente attivando la fotocamera frontale. Allora, prendo questo pennello di Nabla che è il Check Shaper, prendo un po' di blush, sorrido e vado a evidenziare sempre l'effetto sun kissed, che sarebbe l'effetto baciato dal sole. Usiamo un po' di più l'italiano, che è così bella la nostra lingua. Vado anche un po' sul ponte del naso. Ecco qua. Posso anche abbondare, tanto come vedete non sembra che abbia messo tantissimo prodotto perché comunque l'immagine è trasmessa da una videocamera. A questo punto direi di passare alla parte più importante. Come base ho usato il Velo Lip Plumper, che è questo, che lo sto testando da un po' di giorni e mi sta piacendo tantissimo. Vi ho fatto vedere nel video precedente i prodotti della Well che ho ordinato, tra cui anche questo, e la palette, vabbè, mi ha lasciata senza parole, ma anche questo, più lo uso e più mi sta piacendo. Allora, dicevo, le labbra devono essere il nostro punto focus, diciamo, cioè l'attenzione deve concentrarsi sulle labbra, anche perché mentre parliamo le labbra sono la prima cosa che si vedono. Personalmente vi sconsiglio colori tipo il viola scuro, il viola super acceso, eccetera, eccetera. Una via di mezzo. A me, ad esempio, piace molto utilizzare questo qua della Nabla, che appartiene alla collezione Dreamy. Ci mi piace talmente tanto che conservo ancora la scatola. Allora, vi mostro subito. È il Mood for Love, il colore, ed è questo. Adesso ve lo faccio vedere sulle labbra. Applico la matita di neve per le labbra, questa qui che è il colore Immortal. Mi avvicino per farvi vedere. Definisco i contorni. Non sbordo troppo, no, semplicemente seguo la mia linea naturale delle labbra. Ecco qua. E poi semplicemente vado ad applicare questo fantastico lipstick di Nabla. Allora, è un misto tra un rossetto e una tinta labbra, perché comunque non è matte come l'altra linea di Nabla. Questa rimane leggermente più morbida. Adesso vi faccio vedere, si vede subito anche quando lo stendete. Guardate come l'attenzione, anche mentre sto parlando, va a finire sulle labbra. Io poi uso sempre il classico trucchetto della carta igienica perché odio quando mi va il rossetto nei denti, quindi faccio così. Asciugo anche un po' il prodotto in modo che non rimanga nei eccessi e questo è il risultato finale. Un altro consiglio che vi do è quello di utilizzare orecchini luminosi perché appunto anche quelli emanano luce. Ed è quello che vogliamo, essere luminosi, apparire luminosi, perché anche è quello che si vede dalla videocamera. Adesso sciolgo i capelli, potete sì tenere una coda così e rimanere molto semplici, oppure
vi faccio vedere l'alternativa con i capelli sciolti. Eccomi pronta a sostenere il mio esame all'università oppure a partecipare a una videochiamata con le amiche, una chiamata di lavoro, eccetera, eccetera. Per chi ha visto già qualche altro mio video sa che questi non sono i miei capelli naturali, semplicemente ieri sono stata dalla parrucchiera perché voglio diventare ancora più bionda e quindi ho iniziato a fare il primo passaggio per arrivare al risultato che voglio. Questa piega mi piace, però mi vedo un po' strana perché mi mancano i miei riccioli e la mia massa di capelli sulla testa. Comunque questo è il risultato finale. Ditemi un po' cosa ne pensate, se vi piace. Se anche voi per le videochiamate, insomma, utilizzate un trucco così leggero oppure se vi piace abbondare, fatemi sapere giù nei commenti. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale, attivate tutte le campanelline, la campanella per attivare tutte le notifiche e sostenetemi con un pollice all'insù. Vi ringrazio per aver seguito il video e vi mando un bacione. Ciao ragazzi, ciao ragazze!